l'evasione qui è nell'ordine del 36% medio. Naturalmente da noi si distribuisce diversamente, nelle metropolitane grazie ai tornelli si parla di un 8-9% di evasione, sulle francolari il 4%, il resto sulla gomma. Dal prossimo lunedì 19 ottobre sarà più difficile sfuggire ai controlli se si viaggia sugli autobus senza biglietto. Sta per partire infatti il progetto Linea Sicura, in collaborazione fra ANM e Polizia Locale, voluto dal Comune di Napoli per contrastare l'evasione, ma anche per garantire maggiore sicurezza ai viaggiatori e al personale, contro gli episodi di microcriminalità ai danni dei mezzi pubblici, che nei primi mesi del 2015 sono stati già 95, fra atti vandalici e aggressioni al personale. Il personale sarà in uniforme ed affiancherà i controllori dell'ANM. L'idea è quella di dare un contributo per quanto ci riguarda per tutte le attività che noi normalmente svolgiamo. Intendo dire che ovviamente c'è la possibilità anche di intervenire nei confronti di chi lascia la macchina in doppia fila e magari ostacola la libera circolazione degli autobus e anche per altri fenomeni che si verificano sui mezzi pubblici. Tengo a precisare che si tratta di un servizio volontario che effettua il personale, tanto è vero che partiamo in via sperimentale, e che è un servizio che non viene fatto in ordinario, quindi il personale utilizzato in questo modo non viene sottratto alle altre necessità della città. Gli agenti della Polizia Locale saranno 30, divisi in due turni, e svolgeranno un'attività di supporto e affiancamento ai controllori ANM in modo da intensificare i controlli, ma anche garantire maggiore sicurezza a bordo, potendo essi esercitare pieni poteri di polizia giudiziaria in materia di sicurezza pubblica e identificazione dei trasgressori. Non solo evasione ma anche sicurezza, perché nel momento in cui noi eroghiamo una nostra attività non la facciamo limitando quella che è la sfera delle nostre competenze. Per una maggiore visibilità sono pronte anche le divise con l'indicazione polizia amministrativa anche per il personale di controlleria dell'ANM. La sperimentazione durerà 3 mesi ed i costi per il personale impiegato su base volontaria verranno interamente coperti dai maggiori ricavi derivanti dall'aumento delle sanzioni amministrative e dall'incremento della vendita dei titoli di viaggio. Questa amministrazione si è molto impegnata per ridurre i costi il peso del costo del trasporto pubblico che va sulla cittadinanza, tant'è che il nostro biglietto aziendale costa il 20% in meno dei biglietti delle altre linee, delle altre aziende di trasporto che passano in città, metropolitana, circumflegrea, linea 2, circumflegrea e circumvesuviana. È chiaro che a fronte di questo sforzo che fa per l'amministrazione, quindi tenere basso il biglietto, insisto che il costo è 1 euro, contro 1,20 gli altri, noi ci dobbiamo anche porre il problema di contrastare poi il fenomeno di evasione.